La polizia aretina sta facendo un ottimo lavoro, ha capito secondo lui che è importantissimo essere molto vicini alla propria comunità per la polizia. È l'unico modo per la polizia per comprendere i bisogni della comunità. Polizia locale di Arezzo e New York Police Department, due modelli a confronto in un convegno alla Casa dell'Energia che ha avuto come tema centrale quello della sicurezza urbana. Beh, sicuramente è un confronto ad armi impari perché praticamente loro sono dotati di testate nucleari, noi abbiamo lo stuzzicadente al confronto, però soprattutto dal punto di vista legislativo, perché la polizia, il Police Department di New York è la polizia che fa tutto, noi invece qui siamo una parte di un sistema che ruota attorno al signor prefetto, al signor questore e che quindi di cui noi siamo un ingranaggio. Quindi noi siamo una parte, loro sono il tutto, quindi questo per quello voglio dire anche il confronto è non corretto. Diciamo che valutiamo i diversi approcci al metodo della sicurezza, che non è necessariamente il confronto delle polizie, ma è il confronto ad un approccio relativo al cittadino e a come si deve garantire al cittadino la sicurezza. È ovvio che un confronto tra il sistema di sicurezza che mette in atto una città come New York non ha nulla di paragonabile a quello che può mettere in atto la città di Arezzo, ma talvolta nei metodi si possono trovare delle motivazioni acquisizione di nuove metodiche, quindi dal confronto nasce sempre qualche cosa di positivo. Temi fondamentali per la città di Arezzo che secondo me trovano all'interno di Casa dell'Energia quella cassaforma e quella eco che in qualche modo arriva direttamente alla cittadinanza dalle istituzioni. Questo diciamo un po' è il ruolo di Casa dell'Energia. In città per l'occasione anche una delegazione composta, oltre che dai componenti delle forze di polizia americane, anche da imprenditori e professori, tutti appartenenti al gruppo degli organizzatori del Columbus Day, al quale nell'ultima edizione ancora una volta ha preso parte una delegazione della polizia locale aretina. Quest'anno abbiamo deciso insieme ad altri organizzatori di invitarli qui da noi e così ci è venuta l'idea di fare anche questo convegno per far vedere questo modello di sicurezza a confronto, il titolo un po' che abbiamo dato al convegno, anche se in realtà parliamo di due mondi completamente diversi e lontani, però diciamo è un modo anche per avvicinare la nostra cultura alla